Grande Matteo, come stai? Che dici? Vuoi rilanciare il tuo partito Italia Viva? E infatti lì dentro di vivo non c'è proprio nulla. Hai messo come simbolo del partito un uccello. Più che un uccello, per dare vita al tuo partito ti serve un defibrillatore, Matteo. Ah, però la strategia ce l'hai. Hai creato anche tu la bestia come Salvini. Vabbè, ti do io qualche consiglio, no? Per prima cosa, anche tu devi copiare alcune strategie di Salvini. Hai visto che lui parla con la Madonna di Meggiugorje? E tu con chi puoi parlare? Ma che c'entra l'uccellino di Del Piero? Ormai quello è vecchio! Ah, ecco perché nel simbolo d'Italia Viva ci hai messo l'uccello! Ma poi perché c'ha questa fissa per gli uccelli, tu? E infatti a me qualche dubbio m'era venuto, eh? E dai! Non c'hai manco mai provato quella Boschi, che quella sono una cosa buona c'ha. Ah, non si è fatta più vedere. Uccel di Boschi, certo. Lascia perdere l'uccello. Tu devi parlare con un santo. Se vuoi fregare Salvini, devi parlare con un santo italiano. Certo, Salvini ha sbagliato la Madonna. Ma come? Era tanto fissato per prima gli italiani, solo Made in Italy, e poi la Madonna andrà a prendere in Bosnia. Ha scelto la Madonna a Rom. Quando parla con la Madonna, ci parla mentre guida una ruspa. Ho trovato! Parla con Padre Pio. Quello c'ha un sacco di followers. Ti fa schizzare la pagina. Senti a me, tu metti un banchetto d'Italia Viva a San Giovanni Rotondo e hai svoltato. Poi a te che piace fare gli impicci lì, fai soldi a palate. Certo! Puoi vendere i gadget di tu che parli con l'uccellino sulla spalla, eh? Con Padre Pio siete la coppiata perfetta. Padre Pio e Pio tutto. Poi se dentro ci metti anche tuo padre, lì fai proprio la combo. Sì, perché in quel caso c'hai il padre che pia tutto, il massimo. La tua bestia deve essere più cattiva di quella di Salvini. Ti devi accanire con tutti. Lui se l'è presa con la Nutella perché ha nocciole turche? E tu attacca il mojito. Che il rum che ci mettono dentro mica lo producono in Veneto, eh? C'ho già lo spot. Vota Italia Viva. Solo alcol italiano. Anche perché se ne bevi tanto, altro che Madonna, eh? Parli direttamente con lo Spirito Santo, Matteo. Che dici? Che bibita alcolica possiamo utilizzare? Il vin santo. Lo fanno in Italia, in Toscana. Anche perché parliamoci chiaro. Per votare a te devi essere proprio ombriaco, Matteo. Ah, dimenticavo, seguitemi pure su Instagram e su YouTube, Grilletto Facile. Mi raccomando, non mi fa ingassare, frate. Mannaggia le becetti.